La giocata di Mike Green. Rivedere, mi sembra che è stata lì, in quel caso è stata brava la difesa che gli ha contenuto. Probabilmente lui avrebbe preferito magari andare in penetrazione per cercare un fallo, però la difesa lo ha contenuto. Rimessa da fondo, Green al passaggio, si va da Sciacota, tiro immediato, è entrata! Entra il tiro di Sciacota! Entra il tiro di Sciacota, la Monica vuole vedere un altro instant replay. Attenzione, la Monica vuole andare a vedere un altro instant replay e Vitucci dice aspettate a risultare. Sì. La cosa certa è che Sciacota ha segnato e su questo dubbi non ce ne sono. La cosa meno certa è che sia entro i 62 centesimi. In ogni caso ha fatto una prodezza, adesso sta a vedere proprio con instant replay, come dicevamo prima, fotogramma su fotogramma. E la luce si accende adesso, coach, la palla luce, è ampiamente uscita dalle mani di Sciacota, dalla nostra immagine, da questa immagine in tempo. Si è accesa dopo che Sciacota ha rilasciato la palla. Varese non ha mai vinto in questa stagione regolare sul campo della Monte Paschi Siena. E se fosse valido si andrebbe a gara 7. Potrebbe non essere ancora finita. Il tiro esce, la luce non è ancora accesa. E la Monica dice canestro valido. Sciacota sotto la curva davanti alla nostra postazione. Vince Varese che spugna il palaestra. Eccola qui tutta la risultanza del numero 5 serbo. Avremo un'altra volta in questi playoff una gara 7. A parte Varese-Venezia, tutto il resto dei playoff è a gara 7. E questo